Chi è questo? Please stand by. Ma mi sembrano No, è mani di. finito, è Mi sembrano mani di finito. donna Ah, quella, però. È finito il primo è episodio. finito? Sì, è finita. Allora, aspettate un attimo, che io metto per caricare. Adesso sta partendo il secondo, però stoppiamo un attimo. No, non Vediamo. sta partendo il secondo. Come fa a partire il secondo? Ci sono ancora 6 minuti di titoli di No, coda. no, a me non è partito il secondo. Ma neanche a me, cioè. Andato avanti. Ci sono i titoli di coda? Vabbè, ma c'è una post credit? Ivan, ci E sono che ne sette so io? minuti di Non l'ho titoli di visto. coda. No, non c'è, non c'è. Finito, è finito. Ah, State calmi. ok. Ok, è finito. Io Ivan, sto aspetta che calmo. faccio partire, metto in precaricamento il prossimo, Ok, dopo io stoppo parliamo. il timer qua. Però, ragazzi, io qua il timer vedo è a 23 minuti, Sì, 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 sì. e ce ne sono ancora sette di, sei, sette di titoli di Sì, ci sono coda. 6 minuti di titoli. Allora. Un attimo, che qua c'è da accendere il cervello, Qua c'è da accendere il cervello. Direi che Roach. la cosa più bella della puntata è il tostapane della Stark Industries. È meraviglioso. Roach, no, ma qua c'è Lo qualcos'altro. Non è solo quello, Perché abbiamo visto, io ho visto Beh, Visione che non diciamo è. che hanno sparso la puntata di tracce, di indizi e di easter egg. E probabilmente molti ci saranno pure sfuggiti perché Quante magari. volte bisogna vederla ste puntate? La ragosta Non lo brava. so, Io. no, ma magari molti sfuggono perché forse bisognerebbe conoscere molto bene i fumetti e magari noi Esatto. non siamo. Comunque, Però, voi che li conoscete meglio, magari. però al di Allora, là io di non. questo, io farei una nota su come hanno girato tecnicamente questo episodio meraviglioso. Cioè, con le camere c'hanno. Cioè, tutto, diciamo, la serie, gli interni sono stati girati esattamente come una sitcom, con due camere fisse che riprendevano nella stanza i vari Il passaggi. Cioè, pubblico in c'erano studio. sì, il pubblico in studio e due videocamere fisse che riprendevano. Meraviglioso, meraviglioso. La ricostruzione è Io fantastica. credo che c'è un lavoro dietro, ragazzi, proprio di studio, delle vecchie sitcom, ma proprio anche nei movimenti, nelle personalità Sì. E degli attori. la Olsen e Bethany sono bravissimi. E Io credo che qua. vi posso dire anche un'altra cosa, secondo me loro si sono divertiti tantissimo. Sì, e io qua Visione l'ho amato, ragazzi, in questa prima puntata l'ho amato, perché, e poi l'ho visto in quello sguardo come per dire, stai ferma, non fare nulla, perché quando si stava strangolando, io l'ho proprio visto Visione che guardava il tipo come per dire, qua c'è qualcosa che non va, o comunque, andiamo avanti col Però secondo. era come se loro due si fossero isolati nel loro mondo perché la vecchia lì, la signora, continuava A tipo. ridere, a ridere. Sì, ma sarà come incantata, no? Era un Esatto. loop. Tipo un glitch nella Matrix, un errore nel Ragazzi, Matrix. vogliamo vedere il Perfetto. secondo episodio? Dai, dai, che Prima dopo. voglio chiedere Poi una cosa. un'altra cosa che voglio dire Sì. è che, ripeto, sarà pieno di easter egg che ci sono sfuggiti perché forse va pure rivisto. Però uno che non mi è sfuggito a me è all'inizio, proprio all'inizio, quando lui si rompe il piatto in testa e lui dice i dischi volanti di mia moglie, Sì. e lei gli dice la testa infrangibile lì Indistruttibile. di mio marito, considerando che i dischi volanti, perché loro hanno fatto la battaglia Infinity War, Wakanda. eccetera, e Wakanda, eccetera, e lui in realtà non c'ha per niente la testa infrangibile perché la testa gliel'ha Lei, tra spaccata l'altro, Thanos. Thanos. Lei non fa anche quella specie di dischi rossi con i suoi poteri lì, Sì, e sì, con gli sì. Li scudi. fa Sì. Dottor Ah, li fa Dottor Strange. Strange. No, Strange, però Hai ragione. no, i dischi volanti penso che sia riferito alle battaglie che hanno fatto. E la Vabbè, testa è comunque. indistruttibile, sì. Ragazzi, io non ho sentito nessuno, non sto leggendo la chat e quindi il mio giudizio è assolutamente neutro. Allora, voglio chiedervi questo però, adesso vi dico la mia. A me la durata dell'episodio è sembrata perfetta. Per Sì. assurdo, non avrei voluto neanche 5 minuti in più. Voi Sì, come sono avete visto? d'accordo. Te sì. In Infinity War, Era te. dice Francesco Gervasi, Wanda lanciava via le ruote dentate. I dischi volanti. Appunto, mi ricordavo qualcosa del genere. Però poi è Wanda che
dopo tanta fatica riesce a distruggere la testa con la gemma del marito. Secondo episodio, 37 Sì, minuti dura il infatti. secondo episodio, quindi dura qualcosina in più. Sì, quindi dura mezz'ora, 7 minuti di titoli, insomma. Sì, direi proprio di Eh sì. sì. Prendilo dal countdown stavolta. Però dallo tu, vabbè, logo Marvel con lo restringimento in 4/3 che poi diventa in bianco e nero è a parte che io ne ho una. Sì, sì. Io sono d'accordo con Dave. La Anche il mio fotografia è giudizio strepitosa. è proprio neutro, mio, cioè io l'ho trovato bellissimo. È Sì, proprio bello, bello questo bello, sì. Anche richiamo cioè alla sitcom e tutto, il continuo sbaciucchiamento, i riferimenti, diciamo, di tipo sessuale anche, era tipico delle comedy, perché se voi avete visto Vita da strega. Vita da strega, cioè, loro stanno sempre a disse quanto ti amo, adesso andiamo di là, facciamo, è continuo i riferimenti. Vabbè. È finito il secondo episodio. Un attimo che voglio vedere i titoli di coda. Ragazzi, qua è un bombone, eh. È un Spessa. bombone questa. Luis D'Esposito? Non è Sì. l'amico di Ant-Man, Luis Ma no, D'Esposito? quello è il Ma produttore. è il produttore. Sì, lo so, ma magari ci sono dei nomi. Beh, i Boh. titoli di coda, guarda come sono psichedelici i titoli di coda. Vabbè, Sì. Bello il fiore che si apre. comunque qua sono i produttori esecutivi, fanno vedere Victoria Sì, ma Alonso, volevo Kevin vedere i titoli di Feige. coda, gli occhiali. Sì. Sono fatti benissimo. La casa, che Sì, bella! sì, sì. Ecco, vediamo. Visione come nei fumetti. Esatto. Sì, anche l'elmo di Scar. Paul Bettany, Elizabeth Elizabeth Olsen. Olsen. Ecco, Teyonah Parris. Tutto si Ok. Chi disintegra, è Debra tutto si Joseph? disintegra. È Catherine Hahn. E tutto Però si c'è un. ricompone. In qualcos'altro. I due anelli. Loro sposati, sono loro che si disintegrano WandaVision. e praticamente Ok. ritornano da sposati. Belli i titoli di coda. Belli, sì. Ragazzi, vi lascio, cioè vi lascio, io devo mettere il computer in carica, voi parlate che vi sento e intervengo dopo. Ok. Costanza, vuoi partire tu? Perché io mi sta frullando qualcosa nella testa, ve lo dico. Allora, io devo riordinare un po' le idee. Adesso no, ma domani a mente fredda o Io domenica devo lo rivederle. Io ho finito la riguarderò live e me le anch'io. riguardo. No, io non subito. Cioè, io me le riguarderò un attimo a mente. Chiedo a Ivan una cosa che non c'entra niente, così poi torniamo a bomba su WandaVision. Ivan, tu hai visto un'altra cosa della DC ultimamente? Sì. Adesso abbiamo visto un'ora di Marvel. Ah, beh. Aspetta, non dire niente, non mi interessa niente. Fai la faccia di uno della DC che si è visto questa ora di due puntate di WandaVision. Avrà una faccia felice o una faccia triste, quello della DC? Non lo vedo benissimo. E vabbè, salutiamo la DC. Quindi Costanza, stavi dicendo, io ve lo dico, Io non so cosa dire, cioè. per me, Allora, vai, vai. è meraviglioso. Allora, era la serie che aspettavo di più di tutte. L'ho amata, la rivedrò di sicuro. Ci sono tante cose che avete detto anche nel primo episodio, tante cose che probabilmente ci sono sfuggite di questo secondo episodio. Ma quella lì era veramente Monica Rambeau. Sì, Teyonah Quindi Parris. hanno praticamente inserito Monica Rambeau nel Matrix, chiamiamolo così, finché non sappiamo esattamente cos'è, se è una visione, se lei che. Abbiamo No? visto. Allora, adesso io ti dico la mia teoria frullata Sì? al momento. Sì? Allora, per me è una cittadina sotto controllo, ma non è sotto Ok. controllo di Wanda. Per me prima si era infiltrata Monica Rambeau
se noi facciamo caso, Wanda e Visione sono. E Visione è vivo, eh. Visione è stato ricostruito. Per me è stato ricostruito. No, no, no. Probabilmente sta. Aspetta, No, no, no. aspetta, 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 Ivan, finisci la tua teoria prima di Per me leggerla, perché Monica sono Rambeau era curioso. già dentro. Era già dentro e hanno chiamato Wanda e Visione ad entrare. Perché secondo. Perché? Perché sì? Perché Wanda è lucida e sa benissimo quello che deve fare. Visione, abbiamo capito che quando il tipo si stava strozzando, non doveva intervenire. Non doveva intervenire. Quindi loro hanno una missione precisa da fare. Io vi dico che Wanda e Visione sono dentro per lo Sword. E c'è qualcuno che manovra. Probabilmente Agnes. Dotti, la tipa che faceva Anya. Per me c'è più di una persona lì dentro. E la cittadina è. No, no. Visione è vivo. No, comunque a me Visione è la vivo cosa per che. Ok, hanno ricostruito. Secondo te hanno ricostruito Visione, che è una cosa fattibile, me. e Visione è che è vivo. una cosa assolutamente plausibile, perché noi ci ricordiamo che Shuri aveva fatto il backup di tutti i dati di Visione. Lasciamo stare Quindi è Shuri. facile che aspetta, no, dico, è facile che l'abbiano ricostruito, è solo quello che volevo dire. Cioè, diciamo che è una cosa possibile, ok. Quindi tu dici, Monica Rambeau fa parte dello Sword, Sì. stanno. E loro hanno chiamato Wanda e Visione in incognito, cioè li hanno chiamati per infiltrarsi là dentro. Esattamente, Quindi secondo te là dentro gli altri sono consapevoli? No, loro sono soggiogati. Vedi che Monica Rambeau non sapeva più come chiamarsi? Wanda e Visione sanno come chiamarsi, quindi loro sono più lucidi. Sì. Quindi secondo me loro hanno un piano ben preciso, loro devono scovare chi sta facendo questa cosa. E Monica Rambeau si è Quindi. persa in mezzo agli Aspetta, altri. no, la mia domanda è un'altra allora. Tu dici lo Sword ha infiltrato Monica Rambeau. Monica Rambeau si è persa in tutto questo, in tutta questa cosa. Ci hanno mandato dentro Wanda e Visione per cercare di capire cosa sta Per me non succedendo. è sotto il controllo di Wanda, io ve lo dico, eh. Per me No, Wanda è ben no, ho consapevole di quello che sta capito, facendo. ma la mia domanda è perché le persone che stanno manipolando No, in perché questa tua teoria? allora, praticamente la città per me era già sotto il controllo di qualcuno. Cioè, Ma perché qualcuno dovrebbe mettere sotto controllo una città e buttarla c'è qualcuno. indietro di Ma che decenni? cacchio ne so io? Non lo so, lo scopriremo. Per me Wanda e Visione sono all'interno per lo Sword. Per me la città no, no, per me esiste. Vedi che cambiano sitcom, le persone restano sempre quelle. Cambiano sitcom, ma le persone restano sempre quelle. E no, no, per me non è. Per me Wanda è ben consapevole di quello che fa. E quando gli dicono, Wanda, chi è che ti sta facendo questo? Quindi loro sanno che c'è qualcuno dentro che sta facendo qualcosa. Lo Loro chi? Metti Sword. i Lo soggetti, lo Sword. Sword, sa che c'è qualcuno che sta facendo Non qualcosa. è tutto nella Quindi quelli mente di che. Wanda. Quando abbiamo visto Aspetta, tracciare. Ivan, ascoltami. Quello che ha parlato alla radio, secondo te chi è È il uno dello tipo di. Sì, Sword o uno per dei me è il tipo. Allora cattivi? adesso un attimo. Vai, vai. Costanza, parla perché io. No, Ivan, io ti sto facendo delle domande e tu non mi stai rispondendo. No, io ti sto Il mio punto rispondendo. è quello. No, allora, Io sto se quello che elaborando. parlava alla radio, secondo te è qualcuno dello Sword o qualcuno dei cattivi che controllano? No, no, per me è lo Sword. Per me da fuori è lo Ok, Sword. ma. E Ok, il cattivo è già quello là. Ok, dentro. ma quello che parlava alla radio, che ha chiesto a Wanda chi le sta facendo questo, è uno dello Sword o uno dei Sì, cattivi, secondo sì, sì. te? No, è lo Ma Sword. Quello che cosa? prova. Lo Sword? Quello che. Me Ok. l'ho già detto 3 volte, Costanza, eh. Ok, quindi la persona che parla alla radio è dello Sword. Perché qualcuno dello Sword, se è mandato dentro Wanda, dovrebbe chiederle chi le sta facendo questo per Perché. cercare di capire chi è che la manipola? Esattamente, chi è dentro che sta facendo questa cosa? Monica Rambeau ha fallito, si è persa dentro e hanno mandato dentro Wanda che ha più poteri e Visione. Visione è stato ricostruito. È stato ricostruito Ok. Visione. Io sono sicuro che è vivo. Sono quasi certo che sia vivo. Con Noi la vediamo. gemma dell'infinito? Non lo so. Alla Adesso gemma qua. dell'infinito? No, no. Cioè, no, 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 sì che c'era la è una gemma teoria dell'infinito, non può essere stata arzigogolatissima, ricostruita Ivan. la gemma. Devo bere, ragazzi. A me come teoria piace tanto, però ci sono tante cose che non No, tornano. no, torna tutto. Torna tutto, va rivisto. Perché Torna Visione è la tutto. gemma dell'infinito se è Non stata lo so, ricostruita ed è bisogna vivo? vedere. Bisogna vedere come. Abbiamo visto 2 episodi, Costanza. 2 episodi. Ok.
Allora, a parte ragazzi che siete Avete finito di litigare sulle avete teorie? un briciolo di ritardo per StreamYard e quindi c'è Costanza che fa delle domande. Ivan risponde dopo, però lui pensa di rispondere prima e quindi la scena è fantastica. Però io appoggio Ivan, Visione è vivo per una semplice motivazione. Il peccato più grande che un programma di intrattenimento popolare può fare è quello di annoiare. E di nuovo Visione che muore è noioso. È vivo Sarebbe la Visione. terza volta. Io appoggio Ivan su questa teoria. Ovviamente potremmo sbagliare. Sì, È una beh, teoria, questa. si Però gioca. ho visto già troppe cose che mi frullano nella testa. Monica Rambeau è dentro prima di loro, eh. Monica Rambeau è dentro. Sì, è vero perché lei non si ricordava il nome, su quello sono d'accordo, io non l'avevo riconosciuta come Monica Rambeau, però sì, su questo sono assolutamente d'accordo, lei è stata manipolata sicuramente, perché non sapeva Però come chiamarsi. c'è pure l'idra di mezzo, eh. C'è pure l'idra. È quello che stavo cercando di dire, che volevo dire prima del teatrino, che la scena, quella della pubblicità dell'orologio, con l'idra, e dopo stacco. E Vanna che chiede che ore si sono fatte. A parte il fatto che è bellissima, come cosa, però è come dire, non lo so, che stanno perdendo la cognizione del tempo. E Cioè, poi abbiamo forse era visto alla fine una. del primo episodio, abbiamo visto uno che scriveva, che prendeva appunti, che guardava la serie, prendeva appunti. E per me è Darcy. Per Sì, quello lo Allora, pensavo anch'io. Mo' me è Darcy. vi dico la mia teoria, però basta con le teorie che abbiamo visto due puntate. Ma Sì, come si sì. fa Beh, a fare le teorie su quella è una due cosa puntate? divertente. Allora, la mia teoria è questa: qualcuno, probabilmente l'Idra o qualcosa di collegato, ha trovato delle cose per ricostruire Visione, per ridare la memoria, per Può ritrovare quello che serviva di Visione. E per utilizzarlo loro. Lo Sword sta tentando in qualche modo di comunicare con questa parte di visione che è rimasta, che è vivo, morto, non lo so, però sta tentando di bella, bella comunicare Rox. con questa parte e ha mandato in questo mondo parallelo, diciamo, Wanda e probabilmente anche Monica Rambeau, insomma. E secondo me le persone del villaggio sono tutte vere, ma sono, come posso dire, Membri dell'Idra. agenti o dell'Idra o dello Sword. Questa è la mia teoria. Quindi Visto tu che ruota appoggi la mia tutto teoria? attorno Quindi a Visione. tu appoggi Non la ho mia teoria. capito. Vabbè, cioè non ci parlo con Non queste ce la cose. faremo stasera. Allora, no, io volevo chiedere a Rox, quindi se ho capito bene, tu dici che ruota tutto attorno a Visione che è stato ricostruito. Sì, secondo me, Che hanno o scoperto con. stanno provando a ricostruire, ma se l'hanno ricostruito non lo No, so, vabbè, che stanno stanno provando provando a comunque ricostruirlo. una qualche tecnologia, insomma. Quindi, cioè, lo scopo è quello, di Sì, cercare di vabbè, avere. questa è una mia Sì, idea, ho ovviamente. capito. Mi piacciono Sì, entrambe le secondo me, idee, secondo me. contrariamente a quello che può sembrare, in realtà gira tutto intorno a Visione, secondo me. E non a Wanda. Ma Ivan? Il solito teatrino. Ah, ho capito, ci senti, non mi senti, vabbè. No, sono andata a bere. Eccolo! Sono andata a bere. Ah, ok. Perché Costanza Comunque, mi sta facendo detto seccare la ciò, gola. oh, adesso Grazie. scansiamo un attimo le teorie, parliamo della serie. Le teorie sono belle, però insomma. Grazie, Visione vivo. Vai, Io vai. Non dico, lo so. allora, a parte che Mr. Sharma mi ha già detto che faccio dissing, Ma dove? me l'ha già detto per la storia DC e Marvel, ma io rispondo che Marvel contro DC c'era già prima del termine. Che fosse coniato il termine dissing. Eh sì, tanto Quindi, che gli hanno sì, è cambiato vero, perché nome. comincia Marvel contro DC c'è dagli anni 60, quindi dissing ancora non esisteva. Poi ogni volta che ci muoviamo noi, solo noi è dissing, solo noi. Come era Umberto Tozzi, noi, solo noi, era Umberto Tozzi, non mi ricordo Sì. più. Gli altri, belli tranquilli.
Ma chi è che sta facendo il display del nome? Che cos'è quella roba? Sono io. Ah, ok. Tanto l'hanno visto tutti che ho cambiato nome. Ah, sì. Sì, è una teoria folle. La serie com'è, Mr. Sean? Vabbè, è una Se, teoria. se, se, Perché comunque, bisogna. infatti, sembra Non bisogna centrata. insultare. Non Ma bisogna insultare, però. se ruota tutto attorno a Visione in una banda è assolutamente geniale. Io mi rimangio quello che ho detto perché ero quella che la Milioni di. settimana scorsa diceva che no, avremmo visto poco di Visione, che non sarebbe stato approfondito molto. Mi sono sbagliata, mi rimangio le parole. Sono molto contenta così, perché Visione mi sta piacendo tantissimo in queste due Per te è puntate andata che meglio abbiamo qua visto. che in tutti gli altri film. Esatto! Sì. Però io mi frulla in testa e qua ragazzi. Bisogna elaborarla, però sarò C'è sempre qualcosa di lieta di cercare di mistico. contraddirti, Ivan. Però secondo me è Visione vivo. Magari si sacrifica alla fine. Sarebbe una rottura di scatole. No, secondo me alla fine della serie, vabbè, questa è proprio una super speculazione. Alla fine della serie, Visione non lo fanno rivivere veramente, ma ti danno l'input sul fatto che lo stanno ricostruendo. Da E ricostruito, finirà quindi. così. E finirà così. Poi, in un film o in una serie successiva, uscirà fuori Visione ricostruito. No, lui è ben consapevole che lui è all'interno. Cioè, lo vedi proprio quando il tipo. Io l'ho visto quando il tipo stava per soffocare. Ha guardato Wanda, ha guardato il tipo, come per dire, non facciamo nulla, non possiamo fare nulla. Lui è ben consapevole. Cioè, non è una Sì. visione di una visione. Lui è dentro, come No, dentro no, no. Wanda. Come dentro Secondo Wanda. me, ti ho detto, è lui. Vabbè, la mia teoria l'avete capita. È lui che Sì. Sarebbe stanno manipolando e loro stanno cercando. bellissimo, Rox. Questa è la mia teoria. Può darsi che E in magari tutto questo. hanno infiltrato Monica Rambeau dentro prima e ha visto che c'è Visione. C'era Visione all'interno. Lo Sword ha E chiamato ci hanno Wanda mandato dentro e ci hanno Wanda. mandato dentro Wanda. Sì. Sarebbe bellissima come teoria. No, Ma sì, certo che è tutto tutto finto, finto, sì. Sean, che sia No, tutto finto, alla sì. faccia di tutti quei. No, sarebbe Però la un cittadina è modo sempre qua. bellissimo dell'MCU di trollare tutti quelli che dicono è House of M, WandaVision, è tutto nella testa di Wanda. No, non c'è niente nella testa di Wanda, è tutto. Sarebbe un modo bellissimo per trollare la No, gente. allora, magari probabilmente la cosa più logica è che è tutto nella testa di Wanda, però mi piace pensare che potrebbe essere quest'altra cosa, ecco. Però vediamo qualcosa che comincia a traballare. Nei trailer abbiamo visto Monica Rambeau già a colori, quindi probabilmente nell'episodio successivo o comunque nel quarto. E ho visto già Monica Rambeau a colori che non ricorda chi è, quindi comincia a sfaldarsi qualcosa. Wanda Ma le pure chiede chi è. la vicina di casa, quella lì, Agnes, e quando c'è quel dialogo tra loro due, dopo che lei trova l'aeroplano, quando lei gli dice, o se no posso essere semplicemente me stessa, che lei c'ha quel momento di esitazione, non dice la battuta, ma rimane per un momento in silenzio a guardarla, io sono convinta che quella Agnes è un'infiltrata come gli altri, o comunque è consapevole di quello che sta succedendo. Per me c'è anche la signora Hart. Però No, tutti ci stanno, ma però qualcuno, Agnes è diciamo chi infiltrata. è più o meno consapevole, ecco, in No, questo secondo senso. me Agnes comunque è dall'altra parte rispetto a Visione, cioè è l'infiltrata dei cattivi. Mentre la signora Hart nel primo episodio sembrava volesse quasi aiutare Wanda. Questo non lo so, questo Non non lo lo so, so, è può troppo. spiare Wanda. Per citare un noto film animato, stiamo speculando in astrazioni. Se capite la citazione, vi voglio tanto bene. Io non l'ho Wanda ne ha capita, però sono incontrata. convinto. Usa le allucinazioni come coping mechanism del dolore. Però, Mr. Sean, ma io alla fine di Endgame, Wanda l'ho vista lucidissima. Cioè, non l'ho No, vista. no, 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 non è, secondo me non è l'elaborazione del lutto di Wanda questo. No. Visione è Poi mi posso perfettamente. sbagliare, per carità. Visione è vivo. Comunque, spendiamo due parole, come diceva Rox, su come è fatta la Sulla serie. serie, Sì, perché secondo esatto, perché mezz'ora a parlare di allora, la serie, teoria. posso, dico io due cose e poi vi Esatto. lascio parlare a voi. La serie è molto coraggiosa perché portare contenuti con questa grafica e con questa visualizzazione
cioè in una piattaforma Disney del Marvel Studios, è evidente che questa voleva essere la sperimentazione delle serie e ci sono riusciti. È Esatto. sperimentale, è fatta benissimo, è molto curata nell'estetica. L'estetica è curata benissimo. Hanno ricostruito, dalle canzoni ai costumi, al modo di recitare, perché se voi vedete tutti gli attori guardano in camera, cosa che adesso non si fa più, nella recitazione moderna non si fa più, invece allora guardavano tutti in camera perché era come se recitassero davanti al pubblico, e quindi guardano in camera, e sorridono al pubblico, hanno questo modo di recitare che è tipico di quelle comedy di quegli anni. E quindi sì, è strepitoso il modo in cui hanno ricostruito, fotografia eccezionale, dialoghi scritti benissimo e devo dire la verità, sono stati coraggiosi, ma secondo me hanno sfondato le pareti, cioè sono stati bravi, bravi. E l'unica serie che accomuna un po' a questa, ma molto più delirante e meno recepibile. Questa è molto più facile da recepire, è Legion. Legion. Però sì, però è più difficile Legion. Bella. Sì, molto bella, però è più difficile, cioè questa è più non mi Vabbè, viene pop, il questa è tempo. pop. Diciamo che secondo me è anche stato molto intelligente da parte loro, come dici tu, si volevano sperimentare, è vero, ci sono riusciti benissimo, c'è uno studio e si vede, c'è veramente uno studio dietro, come stavate dicendo, però diciamo che sono stati intelligenti a farlo comunque con due personaggi del Marvel Cinematic Universe, perché se la Disney tutta ha voluto sperimentare con una serie del genere, è stato fantastico farlo con i personaggi della Marvel, con due degli Avengers che sono conosciuti dal pubblico, quindi sono amati dal pubblico, quindi probabilmente le persone in un modo o nell'altro si sarebbero affezionati anche ai personaggi in quest'altra veste. Non sono io che faccio questo casino, almeno non credo. No, non sono io. Rox ho detto. È Rox. Che ho fatto? Si sente un Che ho casino. fatto? Ah sì, allora scusa, spengo, aspetta. Ok. Ok, no, comunque stavo dicendo, e diciamo che sono anche fortunati che veniamo da un anno di astinenza di prodotti Marvel, che È quello che ci fa comunque. gasare. Ragazzi, è quello che ci fa Esatto. gasare. E io sono. No, non solo. No, esatto, non solo, però diciamo che questo sicuramente va a loro favore. Però era la serie che aspettavo di più e non, Norma delusa. cioè, no, ha superato le aspettative che avevo. Comunque, Perché sì, ero contenta e tutto, però. Mister Sharma va, scappa. Cosa scommettiamo per fine serie? Non scommettiamo nulla. Perché io potrei sbagliarmi. Perché una mia teoria turni è un'altra. Il bello Io è mi sono già confrontarci. sbagliata, quindi. Quindi io non scommetterei nulla. È bello parlarne così. Però anche me Vision è Esatto. vivo, ragazzi. Alla fine stimola anche la nostra creatività a cercare di contraddirci a Poi vicenda. Dai, Wanda, è divertente. Wanda non è la sua, è di un'altra. Agatha Harkness citata dai rumor che è la vicina Agnes. Può darsi che sia lei, che sia il villain principale, però che sia lei a creare questa illusione per attirare magari Wanda. O comunque fare qualcosa, uno scopo ben preciso. Aprire un varco nel multiverso, fare qualcosa. Non sappiamo nulla, non abbiamo, come dice il Francesco Gervasi, secondo me non abbiamo ancora visto niente. Nulla, nulla, nulla. E vai, vai, Costanza. No, scusa, perché ti sento in ritardo, quindi ho sempre paura di. Cioè, non mi rendo conto di parlarti sopra. In ogni caso, io ho una domanda per voi. Secondo voi, in qualche modo, come visione, non visione, reale, non reale, ricordo, vedremo un cameo di Quicksilver? Qua ci si aspetta Secondo di voi? tutto. Qua ci aspettiamo di tutto. Mi aspetto Dottor Strange, mi aspetto la dottoressa Octopus. Ora mi aspetto La tutto. dottoressa. No, io mi aspetto Tutto! Quicksilver, Sì, anche Quicksilver. perché giravano rumore a suo Scusate, tempo che. Octopus no. Vabbè, dai, è una Octopus battuta, è una no. Io battuta. mi aspetto il cameo di Quicksilver. Però Quicksilver. Almeno ci spero, mi piacerebbe tanto. No, I quello figli. secondo me non, I no, figli. no, secondo me no. Vabbè, io ci spero. Probabilmente no, Strange. però. Strange sì.
Vedremo il cameo di Jim Carrey nei panni di Truman. Comunque io adesso voglio andare a vedere il cast, perché voi intanto parlate, Dave, voglio sentire la tua. Secondo me Strange arriva alla fine e la tira Sì. fuori. Tu Allora, dici? io mi ripeto, è la durata di questi episodi è di nuovo perfetta. Sono dei confetti. Sì. Queste puntate sono dei confetti, sia all'apparenza che all'interno. Eleganti, fatti a modo, gustosi, croccanti e si sciolgono in bocca. Tanto Mr. Sharma dice Ethan Hawke, villa di Moon Knight, fonte Hollywood Poi Reporter. le teorie è bellissimo farle, sono dei giochi, quindi non Esatto. cadiamo nella cosa sempre degli insulti, per favore. Non cadiamo perché è brutto, però ci divertiamo tutti insieme facendo teorie e poi vedremo alla fine che tutti si sbagliano, va Ma benissimo. certo. Boh. Io l'unica cosa che riesco a pensare è veramente alla faccia di quelli della DC. Nel senso proprio l'espressione, non alla faccia loro, che hanno tirato fuori in America Wonder Woman da poco e si vedono questo prodotto qui. E la critica sta bocciando quel prodotto. Rotten Tomatoes è forse sotto la sufficienza, forse. Quindi non lo so. Vedremo anche quel prodotto lì. Perché il gioco è anche quello, no? Oltre le varie teorie. Lo scontro classico tra DC e Marvel. Ah, volevo rispondere a Scano che dice che mi ha chiesto un ragazzino come lo percepisce. Secondo me lo percepisce bene perché, diciamo, io che sono molto più adulta di voi ho colto tantissimi riferimenti alle serie che ho visto, Vita da strega, Lucy, eccetera, eccetera. E probabilmente un ragazzino questo non lo recepisce o non riesce nemmeno a capirlo, però viene intrigato dai misteri. Viene intrigato come noi a fare le teorie e a capire quello che ci può essere dietro. Un bambino, forse, non so, gli piacerà perché magari visivamente è carina, ci sono le battute, ci sono le cose simpatiche, e quindi secondo me prende tutte le fasce di pubblico. E è quello che dicevo prima, Ma che Ivan ci ha comunque abbandonato di no, nuovo? le Ma sì, qua. apprezzano anche perché Ah, sono comunque ok, personaggi scusa. a cui sono affezionati, sono comunque Avengers. Poi c'è il mistero dello Sword lì in mezzo, vengono attratti da quello. Ma wow, ma c'è Visione, ma non era morto. Ma comunque sono personaggi a cui sono affezionati, e anche per quello che la Sì. serie prende. È stato intelligente farlo con due degli Avengers, una cosa del genere. Ma si vede proprio comunque mentre, cioè, mentre recitano che si divertono a farlo, e si vede, secondo me. Comunque, mi sentite? Sì. Ok, Sì. io ho guardato, sono andato alla fine dei titoli di coda di Disney Plus dell'episodio. Le voci italiane c'è Visione, Wanda, Agnes, Monica Rambeau di questo episodio. L'agente Wu, quindi quella alla radio era l'agente Wu, quello di Ant-Man and the Wasp. Dottie, Herb, Norm, che è quello con i baffi probabilmente, Beverly, che è quella un po' più robusta, e No, Jones. Norm è il collega di visione. Vabbè, Norm, Beverly e Jones comunque sono quelli lì. Poi andiamo avanti, vediamo la signora Hart, Dennis e Arthur Hart, che però qua, in quell'episodio qua non era presente. Ma Quindi forse era tra no. il pubblico. Sì, può Era darsi. tra Però il pubblico, sì. vediamo che Debra Jo Rupp, che è la signora Hart, nel cast principale. Viene citata nel primo e nel secondo episodio nei titoli di coda. E non il marito, mi sembra. Non il marito. Abbiamo visto il. E non Dottie. Quindi Dottie non è nel cast principale. Quindi probabilmente anche la signora Hart. Occhio. E abbiamo visto che Jimmy Woo è quello della radio. Ci sono le voci, agente Woo, che è lo stesso doppiatore Ma che ha in Ant-Man and the Wasp. Quindi io queste. l'agente Wu non l'avevo proprio riconosciuto, Quindi però queste se lo sono confermate. dite è così. No, Io nemmeno io l'avevo riconosciuto. e quella là che scriveva era Darcy.
Ti scommetto Ma quello che sì. volete. No, ma quello sono sicuro, anche perché si diceva che ci sarebbe stata Darcy. Certo, sì. Quindi, cioè, lo sappiamo che c'è. Qua dove ci metto, ragazzi, poi adesso io mi riguardo gli episodi. Io poi vi traccio tutto e vi faccio un... Traccio tutto. Bravo, bravo, traccia tutto, così poi ci rivediamo. No, anche perché secondo me ci stanno un sacco di cose che ci siamo Sì, sì, persi, sì. ma è normale, è Adesso io al limite normale. faccio de degli screenshot e poi facciamo una live. Bravo, bravo. Facciamo una live, non so, magari un... Eh sì. Poi è difficile cogliere la differenza tra citazione e indizio. Potremmo essere totalmente fuori strada. Bravo, Francesco, bravo. Al King dice: ci sono Sì, cose che poi capiremo rivedendo le puntate a serie finita. Sarebbe bello spezzettarle. certo. Sì, non so la durata degli altri episodi, ma se sono la durata di 20 minuti, alcuni da 22, 26, 27, alla... Mettiamo massimo 30. mettiamo massimo 30, ma alcuni secondo me saranno più corti anche del pilot, probabilmente. Quando ti faranno vedere una scena, magari d'azione. Quanti sono gli episodi? Sono 9. E arriveremo a 9. circa 3 ore e mezza di totale. Anche Mikkelsen, ma no, non sono Tipo Grindelwald. Fantaghirò. Però sarebbe bello montare, cioè tagliare titoli di coda, titoli di testa e recap, montare tutto in un film. E guardarcelo È un tutto. film, ma questo è un film. Questo E è un film, e guardarcelo tutto fino alla fine. guardarcelo. Sì, Poi una mettersi un cosa, giorno così. ecco, una cosa che volevo dire, secondo me hanno fatto molto bene a trasmettere i due episodi uno dietro l'altro, perché il primo non ti dà pochissimi indizi che c'è qualcosa dopo, cioè sì, ma no, mentre invece il secondo è più esplicito. E quindi legare insieme i due episodi fa sì che tu vieni stuzzicato a capire che cosa c'è dietro. Probabilmente il primo non ti avrebbe stuzzicato a sufficienza, secondo me, se avessimo visto solo il primo episodio. 6 ore in totale. Eh beh, al King, 6 ore con i titoli di coda e di testa, sono 7 minuti episodio. Ah. Levane per già, levi già un'ora, eh? Mezza, quasi. No, per me sarebbe bello montarlo. Rox, tu hai fatto una bella osservazione. Io ti chiedo una cosa, e poi chiedo anche agli, ovviamente anche agli altri. Ma per un bambino che mette Disney Plus, un prodotto del genere, che è abituato a vedere i supereroi che si mazzolano di botte. Sì, il bambino si è visto pure Infinity War e Endgame. Cosa dirà? Ma che cosa mi fai vedere? Allora, ti ripeto, il bambino che si è visto Hulk che ammazza e che fa adesso mena tutti, eccetera, ha visto anche un film come Endgame dove nella prima parte del film c'è un'introspezione psicologica dei Sì. personaggi non di poco conto e i bambini l'hanno visto e gli è piaciuto. Però Sì, c'è anche la battaglia finale, ma c'è anche l'introspezione iniziale. Il bambino ha visto Infinity War dove gli eroi muoiono. sì, ho Quindi capito. piano piano la Marvel li ha abituati a questo, Ok. però sicuramente questo è un prodotto molto sperimentale. Ti chiedo, è quello che chiedevo anch'io, far vedere il bambino un prodotto del genere con 2 episodi in bianco e nero, 4/3, risate in sottofondo, situazioni surreali, i due che sembrano dei fessi rispetto a come li avevano trovati prima. Ben, tu dici che è molto psicologico la prima parte di Endgame, comunque ci sono i supereroi uniti. Sì. Qua è tutta Secondo una me cosa a un bambino diversa. fa ridere. Secondo Non me. è facile, però ci sono molte battute infantili in questo film, eh? Molte battute infantili. Sì, però cioè non Però non è fai facile. vedere, allora, visto che hanno ricalcato benissimo l'aspetto di Vita da strega e Love Lucy, comunque tutte le altre sitcom anni 60, 70, 80, comunque vai a far vedere un Vita da strega a un bambino. Sì, ma Vita da strega non ha eroi a cui loro si sono affezionati, non ha Ma è comunque personaggi che sono entrati però nell'immaginario del pubblico. E brava comunque, Costanza. Non lo cioè, è so, quello che sto cercando di dire da tutto il tempo. la Secondo me. domanda ha un problema. La domanda di Ivan ha un Te problema. l'ho fatta Perché non io. stiamo. A parte che io sento grattare. Chi è che continua a grattare i microfoni stasera? È il mio maglione perché quando parli troppo gratta il maglione. Quindi adesso ascolta me.
Allora, la tua domanda, ovviamente secondo me, non c'è neanche bisogno di dirlo tra noi, lo dico per gli altri che ci ascoltano. La tua domanda è sbagliata in partenza, Grazie. perché non stiamo, ascolta, ascolta, non stiamo facendo vedere una serie ispirata a vita da strega a dei bambini. Stiamo facendo vedere dei personaggi a cui loro sono affezionati da anni e loro, dei personaggi affezionati, li vedrebbero anche in cucina alla prova del cuoco, anche per 4 ore. Se entrano e fanno breccia nel cuore dei bambini, degli adulti, degli anziani, delle persone che sono nell'aldilà, è fatta. Infatti. Non c'è stile e poi non è che, secondo me, ne sanno più loro di me. Quindi magari può sembrare che la serie abbia un taglio per un target diverso perché piace anche a noi. E questo è il problema. Il discorso è possibile che gente di 30, gente di 40, gente di 50 anni, gente di 60 si veda questa serie unita il giovedì sera, il venerdì sera? No, non è possibile. E invece siamo qua. È Sì, la sì. stessa cosa. È il bambino di 8. Voglio aggiungere una cosa in merito a questo. Allora, secondo me c'è un'altra cosa. Noi, adesso Lucy no, però Vita da strega l'ho visto anch'io. Cioè, non tutto chiaramente, però lo conosco, insomma. Secondo me noi conosciamo quelle serie, sappiamo da cosa è ispirato. Lui le abbiamo viste, siamo abituati a qualcosa di diverso, di più moderno, e questo per noi è un tornare indietro. Un bambino di 8 anni, cioè molti bambini, adesso non dico tutti, anche perché non ho figli, però ho comunque Per ora. cugini, ho conoscenti, vabbè, Ivan. Per ora. Comunque, A che età le hai viste? scusa, no, A che non li ha, età hai no, il visto? punto è, no, un bambino di 8 anni ad adesso certe cose non le ha viste, quindi i bambini sono tendenzialmente curiosi, cioè per loro magari anche vedere qualcosa che non hanno mai visto potrebbe essere un wow, è diverso, cos'è? Secondo me, potrebbe anche essere una cosa di questo genere. Secondo me, noi non possiamo immedesimarsi bene in un bambino di 8 anni di adesso, perché noi queste cose le abbiamo già viste, per noi è come un tornare indietro. Per un bambino potrebbe essere anche una novità. È Sì, questo che sto cercando di dire. esatto, Allora, perché scusa, vai. ci stiamo chiedendo se a un bambino di 6 anni possano piacere le cose che piacevano a noi a 6 anni. Perché io, Vita da strega, l'ho vista nell'86, credo, avevo 6 anni. Non so perché un altro bambino di oggi pos non possa vedere Vita da strega con i suoi personaggi preferiti. Quindi, secondo me è facile, poi magari sbaglio. No, infatti è quello Quello che sto che cercando di dice dire da tutto il tempo. Francesco Gervasi, c'è un rischio calcolato, sanno che è un azzardo, ma aspettiamo i primi risultati per vedere come va. Allora, quello che voglio dire io è che al di là di quello che se ai bambini piace o non piace, questo non lo so, nel senso posso ipotizzare, ma ovviamente non ho la capoccia di un bambino e non lo so, però da un punto... Allora, cambiamo la prospettiva e pensiamo al progetto Marvel in totale. Cioè, loro stanno tirando fuori delle serie, se voi ci pensate bene, probabilmente per vari target. Quindi adesso noi ci stiamo fossilizzando su questa che è stata la prima che hanno tirato fuori. Magari ai bambini non piace, può darsi che ai bambini non piace, ma poi faranno, che ne so, Miss Marvel, che probabilmente Faranno un acchiapperà un battito. gruppo, esatto. Poi tireranno fuori, che ne so, Loki, che magari piacerà a un altro target. Il progetto è molto più ampio, secondo me. Vero, DC? La DC ci sta sentendo in questo momento? Un salutone Non lo alla DC. so. Poverini, Un salutone alla DC. No, però poverini. per dire che io la vedrei in questa prospettiva la cosa, capito? Sì. Dottor Sono Scano assolutamente dice: lo d'accordo. stesso problema dei live action Disney, li rifanno perché i vecchi cartoni animati non farebbero breccia sui bambini di oggi. Eh Ma sì, Francesco Gervasi, sì, scusa, sì, se volevi dire questo, sì, non avevo capito bene, ok. va bene, però noi, va bene, un bambino può essere, cioè un bambino di 8 anni, 7, 8, perché
è anche questo il target di questi prodotti, specialmente i film Marvel, quelli che abbiamo visto al cinema fino a Endgame e Spider-Man. Ma meno di, secondo voi, tutti i riferimenti che noi abbiamo colto, le teorie che fa, le fa lui o pensa solo a vedere i supereroi che si spaccano di botte? È questo quello che volevo dire io. Ok, vede i supereroi, ma i bambini non sono solo quelli che gli piace che si Sì, spaccano di botte, Ivan. però. Cioè, ci sono anche bambini che guardano altre. Per esempio, cioè, mo, tu hai un certo target, ma per esempio io ce n'ho un altro perché ho la prospettiva più dal punto di vista femminile e alle femminucce di 8-10 anni. Sì, gli piace, ma non è quello che si spacca. Per esempio, la storia romantica tra Visione E e Wanda. Wanda è intrigante per una bambina di 9-10 anni. Ok, per un bambino no. E no, per un Però con questa bambino logica non si no. spiega il successo di Harry Potter, mi dispiace. In che senso? Nel senso che se la logica di Ivan è quella che il bambino No, vuole no, soltanto infatti, vedere sì, ammazzate, ok. allora mi dovete spiegare il successo di Harry Potter, che non è soltanto incantesimi finché uno dei due non muore, no? Ci sono Infatti, anche delle sottotrame, ecco. io non la penso come Ivan, però sicuramente ci saranno pure i bambini che gli piace vedere quelli che si ammazzano de botte. Sì, ma ci sarà tutto, come esattamente per il pubblico Vedremo. adulto. Infatti vedremo, comunque questa è una serie sperimentale, è un azzardo come dice Francesco Gervasi ed è fantastica. Per me hanno già fatto breccia. Adesso io non so. Ripeto, è un azzardo, ma è un azzardo intelligente perché è fatto con personaggi a cui la gente è affezionata. Ed è fatto. Ragazzi, la Marvel è coraggiosa. Io vi ricordo per l'ennesima volta che la Marvel ha fatto morire metà degli eroi in un film al cinema. Per Per un un anno, anno. Cioè, non quello è una puntata. coraggio, eh? Perché adesso noi l'abbiamo visto, Poi l'abbiamo. eroi, c'era Spider-Man, Signor Star, non mi sento molto Hunter. bene. Cioè, ragazzi, lì c'avevo coraggio, eh? E Il poi all'epoca. Poi produttore della boccia una scena così, te fa che cosa? Mi fai morire Spider-Man? Ma che sei matto? Assolutamente no, te la boccia. all'epoca, e poi chi non è nella nicchia, ma forse anche qualcuno nella nicchia, non erano tutti sicuri che sarebbero tornati tutti, 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 eh. No, c'erano tutte le Ecco. teorie. Sì, Ecco. sì. Si Cioè, hanno pensava. fatto morire anche i guardiani, ragazzi. Ecco, appunto, Sì. sperimentale, un film su Guardiani della Galassia. Chi cacchio Sì. erano i Guardiani della Galassia? Ant-Man. Esatto. Ant-Man, non di Hank Pym, che era già membro fondatore degli Avengers, per chi conosceva. Ant-Man di Scott Lang, che era nicchia della nicchia. E secondo me come stand alone, cioè come film di supereroe in sé, il primo Ant-Man, secondo me è fatto benissimo, cioè a Sì, me piace assolutamente, molto. sì. Raga, i creativi della Marvel sono grandi, è inutile Comunque, che ci stiamo. torniamo alla serie. Fotografia fantastica. 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 Lo studio nei dettagli dei produttori, degli sceneggiatori, del regista, perché è un regista e uno sceneggiatore qua, eh. Sono due persone. Hanno lavorato dietro a WandaVision. Uno ha diretto, l'altro ha scritto. Ed è fantastico, fantastico, proprio nei minimi dettagli. Anche un plauso agli interpreti, perché le movenze, il modo di parlare, i dialoghi, proprio veramente fatti bene. Cioè, qui Ma anche Paul Bettany è meraviglioso, eh. in Cioè, che lingua l'hai vista, Ivan? italiano. Curiosità. Ah, ok. No, perché se tu ti consiglio di riguardartela in inglese con i sottotitoli in italiano, però devi guardartela in inglese più che altro perché anche il modo in cui scandiscono le parole, il modo in cui parlano, ricorda tantissimo proprio quel tipo di serie. È meraviglioso. Qua non c'è Senti, una Igor. cosa che volevo chiederti a Costanza che l'ha vista in inglese, io l'ho vista in italiano perché sennò c'avevo do doppie cuffie e mi incasinavo troppo. Ma bambini, come lo dicono? Proprio children? Children, Sì, forse children, sì. dicono for the Ah, children. ok. Eh no, Non è perché in piccini. italiano dicono sempre piccini, Piccini. piccini, allora pensavo che fosse una parola Children. diversa.
Ok. E comunque questa qui è una giornata storica, perché già creare un universo cinematografico è stato storico, adesso hanno fatto un altro passo in avanti andando nelle serie TV, diciamo TV. E poi Sì. E questo non è un progetto di un anno fa, questa, come è finito ragazzi, è una Endgame. serie TV che parla di una serie TV. È Questo è un meraviglioso. progetto che ci Ragazzi, lavoravano già da tempo, ma già da tempo, ma già da tempo, eh. il sottotitolo era: Volete che la Marvel va pure in televisione? Ok, adesso vi facciamo vedere noi che cosa vuol dire fare una serie TV. Questo hanno fatto, questo era il L'intervista a Kevin sottotitolo. Feige che è stata un po' messa online con alcune dichiarazioni. A Kevin Feige gli è stato detto la storia delle serie TV. Quando Bob Iger ha chiamato 4 anni, 3 o 4 anni fa in ufficio Kevin Feige, gli ha detto: Fa, io apro Disney Plus, piattaforma streaming per concorrenza Netflix. Netflix, hai dei prodotti da portarmi? Ed è uscito 3-4 anni dopo questo. Quindi, quanto tempo è che ci lavorano? Eh sì. Quanto, Ma cioè, lui ha detto che aveva programmato già tutta la fase 4. Vuol dire che lui sapeva già che WandaVision sarebbero finiti lì. Lui sapeva già dello Sword. Cioè, ciao DC, la sentite questa cosa? sì. Ma Ma ve ve l'immaginate? l'immaginate? Io non so se all'epoca è stato Kevin Feige, non me lo ricordo, che ha chiuso Marvel Television. Sì, è stato lui. Però ve l'immaginate la faccia? Ma che è sta roba? Che vabbè, ok, Daredevil, ok, la prima di Jessica Jones, ma il resto, ma cos'è sta roba? Beh, Ti Jessica faccio Jones. vedere Marlena di io. mezzo. Sì. Ti faccio vedere Guarda. io, chiudi tutto qua, ti faccio vedere io adesso come si Tra fa. l'altro, Voi l'immaginate la scena? Jeff Loeb, presidente di Marvel Television, gli ha. Perché non è che gli hanno detto: Domani Kevin Feige prende il tuo posto, fai le valigie, vai. Quindi era già un po' che si sapeva che Kevin Feige doveva subentrare a Marvel Television e comunque chiudere baracca. Cosa ha fatto Jeff Loeb? Gli ha annunciato Ghost Rider, Hellstrom, le serie animate su Howard il Papero. Quando è arrivato Feige, ha cancellato tutto quello che. Cos'è sta roba? Vai via, ti faccio vedere io. Tutto Vai quello. via, Ghost vai. Rider l'ha cancellato ancora prima di più. L'unica che ha tenuto sono due serie Comunque, animate su Hitmonkey e su MODOK, che probabilmente non gli interessavano, e la serie di Hellstrom, che comunque l'ha cancellata. Te non è. non mi ricordo cosa volevo dire, mi spiace, Grande questa. scusate. MODOK, sì. Comunque, parte tutto, a livello tecnico è fantastico. Cioè, non. Ma le canzoncine, ragazzi, le Sì! canzoncine. Doppiate No, anche in guarda. italiano, le Eh canzoncine. Le hanno sì. doppiate anche in italiano. Ah sì? E Pazzesca. poi sceneggiare una serie trasformando un prodotto Marvel in una serie TV con dialoghi, canzoncine, tutto qua è un lavoro della Madonna. Della Ah, Madonna. scusate, scusate, gli effetti speciali fatti come si facevano allora. Gli Ecco, effetti speciali fatti in maniera, cioè, maccheronica, come li facevano allora. sì, ma tutta la parte dello show di magia è tutta una presa in giro del. Cioè, è bellissimo, dai. È E la gomma da masticare? Per me, Cioè, io voto voglio il pop 10. della gomma da masticare. Ragazzi, è geniale, è geniale. Quindi ci è piaciuta? Sì, dai, ci è piaciuta questa Sì, WandaVision. bella, molto A me bella. tantissimo. Ha Adesso. superato di tanto le aspettative che avevo. Penso che Adesso questo. usciamo di qua e scopriamo che siamo gli unici a cui è piaciuta. Sarebbe No, bellissimo. no, guarda, su una cosa sono certa, perché è l'unica cosa che ho capito, è che Shomna non l'ha bocciata. Quindi, No, lui è piaciuta. Ha detto guai a voi se la appunto, fatto. bozzate. E Ero quindi no, preoccupato non di siamo questa gli unici. cosa. Quindi siamo gli No, io unici a cui è sono. piaciuta Emanuele Punzo. No, è piaciuta a tutti, dai. Qual è il voto più alto che possiamo dare alla Io do serie? un 8,5 a questa serie, per ora è Io così. 10 e mezzo. Così non si può No, così. dai, mo. Boh, no, non esageriamo. 8,5. No, io No, sì. per Cioè, me, che che. ne so, sì, più di 8, sì, poi No, non lo so, ci devo io. Per riflettere un me attimo, però è sicuramente promossa più a di pieni voti 8. così a proprio distinto. 10 era. Cioè, il mio livello di aspettative. Cioè, era quanto aspettavo WandaVision quando mi è stato chiesto 10. Che voto dai? Uguale. Cioè, io veramente ha superato le aspettative che avevo. Cioè, non me l'aspettavo sì, qualcosa di questo tipo, ma non così. Cioè. E, non lo so adesso. Te Dave, che voto dai?
8,5. Ai primi due episodi di WandaVision. Sì, ma io ragazzi li voglio rivedere. Ti dico di nuovo, mi ripeto, chiedo scusa, se fossero stati più lunghi avrei dato meno. Perché così per te la lunghezza è perfetta. Sì, perché avrebbero rischiato di risultare stucchevoli. Invece hanno fatto entrare le persone nel loro mondo, nel mondo degli anni 60, così, nella misura corretta. Sì. Ma una domanda, quello che è uscito dal tombino era dello Sword, ok, ma perché un apicoltore? Cioè, qua è qualche Non lo easter egg di so, non lo qualcosa so. Cioè, che... Non ho detto che fosse un apicoltore. Quella era Vabbè. stata la percezione di Sì. WandaVisione, Ah. come l'hanno percepito, però la realtà No, no, ma la mia domanda era se c'era qualche easter egg che avevano a che fare le api nei fumetti, dico non qualcosa lo che magari io non so. No, io non conoscevo. mi ricordo, non lo so Non lo se so. c'è. No, no, la mia domanda era quella. Chi lo sa? Scopriremo con l'episodio 3. Ci andremo a Insomma, vedere venerdì ci prossimo. riaggiorniamo venerdì. Certo, cosa vogliamo? Vogliamo abbandonare la serie? Non ci è piaciuta? Non abbiamo abbandonato Castelcorvo, vuoi abbandonare questa? Vogliamo abbandonare come abbiamo fatto con Cursed? No, Co no. come con Oddio, Fantaghi Cursed. come con Fantaghirò? No, no, sia mai. Come con Cobra Kai? No, Ah, Cobra Kai no. l'abbiamo portata a termine. Porca Per miseria. adesso. Porca miseria. Potrebbe essere un riferimento a Suar, uno scienziato pazzo che diventa un alveare vivente, oppure potrebbe non entrarci nulla. No, ragazzi, quanti personaggi ci vogliono inficcare qua dentro? Che già ce ne Ma sono. magari sono... No, ma magari è solo proprio come easter egg, appunto, che magari io non conoscevo, cioè era proprio per quello la domanda.